Contropiede per la Juve, dal lancio di Bonucci, Higuain può servire Ronaldo al centro, Higuain aspetta rinforzi, porta palla il Pipita, ancora Higuain, vuole liberare il destro, poi ha un gran pallone per Cuadrado, area di rigore per Cuadrado, sinistra di Cuadrado! Oh! 1-0 per la Juve, la mossa a sorpresa di Sarri! La Juventus di Sarri, una squadra pazzesca, una squadra in grado di regalare tanto spettacolo, ma in grado anche di regalare molto agli avversari. Una squadra che nelle prime 4 uscite ufficiali della stagione ha già segnato 7 gol, ma ne ha già subiti 5, di cui molti su palla inattiva, e soprattutto ha già subito 2 rimonte, da 2 o più gol, penso a Juve-Napoli. I bianconeri erano in vantaggio per 3-0, hanno vinto poi quella partita, ma hanno rischiato tanto perché c'è stato il 3-3 partenopeo, e penso alla gara di qualche giorno fa, quindi Atletico-Juventus, con la Juve avanti 2-0 a Madrid, rimontata poi nel finale, tanto per cambiare, con 2 gol su palla inattiva. In questo video proveremo ad analizzare i motivi di queste problematiche, chiamiamole così, ma di queste caratteristiche che stanno emergendo all'interno della formazione di Torino, e non lo faremo da soli, bensì con l'aiuto di un grande tifoso juventino e anche un grande youtuber, un amico, ovvero Luca Toselli. Ciao Luca! Federico, carissimo, io sono appena tornato da Madrid, non ho ancora fatto la doccia e sono qua che registro un video per il tuo canale, quindi questo dovrebbe farti capire quanto ti voglio bene. Allora, noi abbiamo fatto un'introduzione generale all'interno della quale sono emersi alcuni dati. Quello che ti chiedo è: cosa ne pensi? Qual è la tua opinione globale su questo inizio di stagione della Juve? Sì, lo so, tanti tifosi non la pensano allo stesso modo, ma credo che questo sia fisiologico e che avvenga un po' in tutte le squadre del mondo. Io credo che la Juventus abbia cambiato allenatore, che ci sia un progetto differente rispetto a quello dell'anno scorso, che ci voglia un po' di pazienza e che bisognerà un attimo stare lì concentrati e vedere come si evolverà la Juventus di Sarri, che per quanto mi riguarda è partita molto bene, ma che ovviamente può evolversi ulteriormente e diventare una squadra ancora più temibile e più pericolosa. Però sono curioso di sapere la tua opinione. Tu cosa ne pensi? Beh, la sensazione dall'esterno è che un po' la coperta corta ci sia in questo inizio di stagione, e fa strano dirlo proprio alla Juve, che per carità in questi anni si era mossa bene, soprattutto in difesa, concedeva poco. Quest'anno mi dà la sensazione di fare paura in positivo in attacco agli avversari, ma di fare anche un po' paura in negativo in difesa. Adesso, so che tu eri allo stadio l'altro ieri al Lavanda Metropolitano a vedere Atletico Juve. Che cosa ti è sembrato di vedere da lì? Che cosa mi sai dire su questa partita? Anche perché vederla da pochi metri sicuramente è indicativo. No, non credo che ci sia la coperta corta in nessun modo di vederla, dato che comunque a livello di rosa abbiamo tanti, tantissimi giocatori. Abbiamo parlato di esuberi per tipo tutta estate sul mio canale YouTube. È stata una rubrica che ha catturato tantissimo gli iscritti, e direi che comunque la Juve sta bene, sta abbastanza bene. Io ho visto un'ottima squadra, devo dire la verità. L'anno scorso al Wanda Metropolitano non abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo preso 2 gol senza mai entrare effettivamente nel match. Invece quest'anno abbiamo intanto dominato a lunghi tratti, siamo stati propositivi, abbiamo giocato un ottimo calcio che, per quanto riguarda Sarri, ovviamente deve essere il punto di partenza, dato che l'allontanamento di Allegri nasce proprio dall'esigenza di vedere una Juve più bella, più dinamica, più propositiva. Credo proprio che questo sia avvenuto, poi ovviamente ci sono alcune cosine da sistemare, però credo che la Juve abbia avuto un ottimo impatto, anche perché comunque è la quarta partita ufficiale da quando c'è Sarri. Però vorrei toccare un tema delicato in questo momento, proprio riguardante il pacchetto difensivo. Chiellini ha giocato la prima partita a Parma, la Juve per carità sarà un caso, non prende gol in quella partita lì, poi però si fa male in allenamento, adesso è fuori, e senza di lui la coppia De Ligt-Bonucci non è che abbia brillato particolarmente. Ora, ti dico la mia, De Ligt è un talento assoluto, ma è ancora molto giovane, quindi sicuramente gli servirebbe un centrale, secondo me, d'esperienza vicino. Bonucci, che in teoria l'esperienza ce l'ha, dal canto suo ha già dimostrato in passato che con un mostro sacro come Chiellini fa bene, fa il fenomeno, ma senza di lui fa un po' di fatica, lo si era visto anche al Milan ad esempio, dove comunque aveva sofferto. Quindi ok che nell'arco di una stagione gli infortuni ci possono anche stare, ma quello che ti chiedo è: secondo te questo è più un alibi da dare alla società, quindi l'infortunio di Chiellini, ok? O è più una colpa o responsabilità da parte proprio della società Juventus di aver investito non benissimo sul mercato? Allora, Bonucci, per dire, è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo in assoluto, credo probabilmente per la prima volta in Champions League da capitano della Juventus. Il gol del 1-0 nasce da una sua invenzione, da uno stop, ha trasformato praticamente un'azione difensiva in offensiva con un lancio bellissimo di esterno per Higuain, che ha domesticato un ottimo pallone, l'ha lavorato un po', ha trovato una traiettoria di passaggio quasi impossibile per Cuadrado, che per un attimo sembrava Arjen Robben, doppio passo, rientrare, tiro a giro,
di sinistro, sotto la traversa, sotto l'incrocio, è stato veramente bellissimo. Poi De Ligt avrà bisogno di crescere tanto, certo, sarebbe stato interessante vedere De Ligt e Chiellini insieme, per il momento non si potrà fare, ma credo che comunque anche Rugani sarà pronto a dare il suo contributo se e quando ci sarà l'opportunità di chiamarlo in causa, ma soprattutto abbiamo Demiral in panchina, che per quanto mi riguarda è un ottimo giocatore, ha fatto una pre-season da paura, era veramente richiestissimo sul mercato. Paratici ha detto che è stato il giocatore con più richieste in assoluto e secondo me sul medio-lungo periodo riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante. Oh, infatti proprio qui volevo arrivare, perché personalmente stravedo per Demiral, sono contento che l'abbia citato tu, anche perché poi se fossi un tifoso juventino sarei ancora più tranquillo. La Juve raramente, e qui grattatevi, ma raramente sbaglia colpi quando prende i giovani. Quindi per carità, però sempre di quello si parla, è un 98 se non erro Demiral, De Ligt è 99, insomma secondo me un po' di tempo di assestamento ci vuole ancora a questa Juventus, per quanto poi nell'arco della stagione emergeranno anche i pregi e stanno già emergendo. E infatti voglio girarti una domanda che ho fatto su Instagram l'altra sera, perché ho fatto questo sondaggino qui chiedendo agli amici a casa se fossero più preoccupati o ottimisti per questo pareggio, per questa ennesima rimonta subita dalla Juve, e lo chiedo a te. Tu, alla luce di tutto questo ragionamento che abbiamo fatto, sei più preoccupato o ottimista? No, preoccupato, cioè preoccupato è qualcosa di eccessivo, devo dire la verità. Io poi sono anche sempre più positivo, tendo a vedere le cose con più ottimismo. Secondo me, come già detto, ci vuole pazienza, ci vuole un attimino da stare lì, aspettare, lasciar lavorare l'allenatore nella serenità più totale, dato che comunque l'impatto è stato positivo. La Juventus ad oggi, in queste prime quattro partite, è imbattuta, ha subito due clean sheet, ha avuto due partite con un attimino di ribaltamenti di fronte, qualche rimonta. La cosa che mi preoccupa di più è il posizionamento sui calci da fermo, perché io non sono un amante della difesa zona, ma sono convinto che se Sarri sta continuando a insistere su questo punto, su questo riferimento, è perché ha delle ottime sensazioni, ha delle ottime conoscenze ed è convinto che questo possa essere il futuro. Poi dico anche che in realtà marcare uomo sì, è efficace, ma quando diventi davvero così bravo a marcare a zona, forse diventa il massimo che puoi fare. E poi immagino che la Juventus abbia scelto Sarri per dare continuità al progetto, quindi non si parla di una sola annata, di una singola annata, ma di tanti anni da qui a venire. Certo, ovviamente Sarri deve innamorare, stregare la platea, non deve affiaccare un attimo la squadra, non deve affiaccare i giocatori, ma sono convinto, visto l'impatto che ha avuto con il mondo Juventus, che questo possa accadere, che quindi il primo anno possa essere anche un attimino più tranquillo e dagli anni successivi possa aumentare ancora di più la confidenza che ha con questa squadra, con questo mondo, con questa tifoseria, con tutto l'universo Juventus. Quindi io sono molto, molto, molto tranquillo. Penso che si veda anche da qui. Bene, questo era il punto di vista di Luca Toselli, io personalmente lo ringrazio per averci detto la sua e ovviamente vi giro la domanda: siete più ottimisti o preoccupati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se appunto tifate Juventus. Fatemi sapere anche se non tifate Juventus qual è il vostro punto di vista dall'esterno, che magari, ecco, se si creerà anche possibilità di discussione e di confronto, leggerò tutti i commenti e risponderò anche, perché no, in modo che ne parliamo un po'. E ovviamente vi ricordo anche di scaricare OneFootball, che mi ha aiutato tantissimo per questo video qui, come peraltro per moltissimi di calcio, migliore applicazione in assoluto in questo settore, e quindi ve la straconsiglio. Detto questo, lasciate like se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è piaciuta quest'idea carina che è venuta a me e Luca. Ci vediamo in settimana appunto con nuovi video, un bacione, never give up e bella regà.